One Podcast. Cosa possiamo imparare dall'Africa per l'intelligenza artificiale? Con Andrea Pescino. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Come facciamo tutti i giorni, 7 puntate alla settimana per 365 giornate l'anno. Parliamo di innovazione e oggi, visto che è sabato, puntata del caffettino a due voci, lo facciamo cercando non di provocare ma di avere un ragionamento più ampio. Bene sì, il titolo sembra provocatorio, ma possiamo imparare moltissimo da paesi che non sono inquadrati in maniera così immediata con l'intelligenza artificiale. Per cui parliamo di Africa e lo facciamo con Andrea Pescino. Fondatore di Strategy, ha guidato importanti progetti di trasformazione digitale a livello globale, inclusa l'adozione delle AI in settori pubblici come il governo belga, l'agricoltura intelligente in Kenya. È il direttore di Digital Tree, un importante hub italiano per le AI. Le sue abilità multilingua, le sue abilità anche nel parlare di AI ci portano a questo viaggio che facciamo insieme oggi in questa puntata. Ma partiamo dalle basi. Cosa possiamo, Andrea, imparare dall'Africa in ambito intelligenza artificiale? Grazie Mario, è una bellissima domanda. Possiamo imparare un sacco, possiamo imparare a essere creativi e a essere sperimentatori, perché ci sono tantissime soluzioni pronte e là che non ci sono troppi legami, troppe eredità, ovviamente si osservano degli esperimenti e delle esperienze che sono straordinari, che quando uno parte di qua e pensa di andare a spiegare magari che cosa si può fare, no? E che quali sono le opportunità, arriva lì e di solito rimane un pochino shocked, quantomeno non in tutti i paesi africani. Sì, perché diciamo, tu hai sicuramente un'esperienza che ci può illuminare in questo viaggio del mondo, no? Partiamo da noi europei, diciamo occidentali, sapienti di AI, e poi, come accade in tante situazioni, comprese anche le startup, l'idea non conta nulla, il fatto di sapere che c'è non conta nulla, bisogna eseguire in maniera corretta. Hai qualche esempio da portarci? Ma sì, guarda, quello che ricordo mi colpì più di tutti fu Ruanda, una nazione, un paese particolarissimo, molto bello, piccolino. Quando uno ti dice Ruanda non ti viene in mente tecnologia, AI, insomma ti viene in mente Hotel Ruanda, ti vengono in mente, certo, altre cose, no? E quando andavamo in giro a intervistare i vari, diciamo, governi per capire che cosa stavano facendo sull'intelligenza artificiale, conoscemmo questa ministra dell'ICT che si chiama Paola Ngabire, che è una giovanissima donna, nel senso che oggi credo che abbia 36-37 anni, e mi ricordo che le chiesi: ma cosa avete fatto voi sull'AI? Abbastanza poco. Ah, ok, tipo, abbiamo un sistema di droni a guida autonoma che consegna sacche di sangue in zone difficilmente raggiungibili. E già quando senti una cosa del genere dici: no, aspetta. E ti immaginavi il sistema di ticketing dell'ASL italiana, diciamo. Sì, o il CUP, ecco, no, voglio dire, cioè, quindi tu dici: aspetta un secondo, quindi. E poi fra l'altro è bellissimo quando li vai a vedere, ma si chiamano zipline, quindi se uno li vuol vedere, se ci sono anche i video su YouTube, devo dire che sono affascinanti, perché è proprio un mix un po' tra Africa e tecnologia, no? Quindi hanno questi droni che lanciano con una sorta di fionda, okay, gli caricano il sangue, ma sono abbastanza, poi loro da soli guidano, vanno dove devono arrivare, sganciano diciamo il package che devono sganciare, poi rientrano e vengono di nuovo, l'atterraggio avviene tramite una fionda, no? Quindi sempre per minimizzare quello che è i due momenti più critici del collo e d'atterraggio, e sono fatti tipo aerei, bellissimi, cioè una cosa straordinaria. Già mi dice questo, io dico wow, e dico: ma avete qualcos'altro? E dice: ma sì, abbiamo anche uno strumento, si chiama Babil, che è un chatbot sanitario con cui tutti i ruandesi possono chiedere informazioni sulla sanità, su quello che possono fare loro. Fra l'altro ci sono andati in periodo di Covid, no? Quindi ti dava informazioni su dove fare i test, la quarantena, certo, i rischi, dove dovevi stare, quindi una roba pazzesca. Incredibile come noi, diciamo, partiamo sempre da presupposti non documentati, no? Lo stiamo vedendo anche ora con l'Albania, che voglio dire, stiamo cercando di sganciare dei problemi politici, ma poi dal punto di vista della tecnologia mi sembra che anche loro stiano lavorando molto con dei chatbot, con una capacità, diciamo, di
rivedere le cose da from scratch, cioè da zero, forse è un po' più facile, Andrea, anche da questo punto di vista rispetto a pachidermi burocratici come quelli europei? Ah, sicuramente sì, diciamo che in Africa mi raccontavano quelli delle Nazioni Unite quando andavo che fanno leapfrog, si dice, il salto della rana, no? Non avendo tutta l'eredità del passato possono tranquillamente andare sul nuovo. E quindi sì, è sicuramente più facile per loro, nel momento in cui tu non hai un sistema tradizionale di consegna di sacchi di sangue, dici vabbè, ne devo fare uno nuovo, lo faccio con i droni a guida autonoma, no? E quello che forse possiamo imparare, venendo un po' alla tua domanda d'apertura, è ma allora, cioè, questa tecnologia è ricca, consente di fare un sacco di cose e possiamo applicarla senza preoccuparci troppo di quello che perdiamo, ma magari concentrandoci su dove possiamo arrivare, che sfide possiamo vincere utilizzando questo tipo di soluzioni. Sì, diciamo, forse noi guardiamo solo una parte, diciamo, più intellettuale, no? Cioè guardiamo solo il fatto che questa potrebbe essere la prossima AGI, la prossima intelligenza artificiale superiore all'essere umano. Siamo lì a cervellarci in situazioni etiche, giuste, ma forse un po' troppo alte per il momento. Bisognerebbe fare delle cose operative, dire ok, studiamo questa cosa e la facciamo. Ma siamo solo noi in Italia ad avere questa visione limitata, oppure è l'Occidente che è poco operativo? Ma allora, diciamo, adesso poi generalizzare è sempre un po' complicato, ci sono anche nazioni europee, magari anche vicine a noi, recentemente sto aiutando per esempio il governo maltese a fare una piattaforma AI per ottimizzare il turismo, tanto per dirti, no? E sono a 200 chilometri a sud della Sicilia, voglio dire, quindi in realtà ci sono alcuni paesi europei, hanno sempre un po' questa caratteristica di essere senza troppa no, legacy, certo. Troppo incumbency, adesso non saprei storicità, come definirla, diciamo, di procedure e via dicendo, no? Cioè, quindi sì, più agili, ecco. Però abbiamo anche esempi, ad esempio nel mondo, che adesso è quello che ha portato tutti quanti a riflettere sulle AI, quindi tutto il mondo dell'AI generativa. Abbiamo l'esempio della Francia, no? La Francia con Mistral X ha rilasciato un oggetto che è in competizione con gli americani, no? Quindi in seria competizione, quindi un oggetto molto molto interessante, fra l'altro con tante funzionalità. Quindi in realtà noi italiani, secondo me, dovremmo far più sistema su questo. Si sta facendo qualcosa, ci sono dei movimenti, ci sono delle tensioni. Tendiamo spesso a essere magari un po' frammentati noi come italiani, no? Quindi c'è quella regione, quella provincia, quell'università di quella provincia, no? che fa quella cosa, rispetto ad avere poi un po' una spinta più di paese. E questo è interessante anche in visione futura. Hai detto università, se chiaramente tu fossi oggi un ragazzo o una ragazza che sta per entrare nel mondo del lavoro, no? Cioè, e vedi tu questa situazione a macchia di leopardo, no? Quasi ti viene a dire, ma vabbè, ma io faccio application per Malta, cioè nel senso, che cosa faresti? È una bella domanda, sicuramente oggi ci sono tanti spazi, tante opportunità, certamente l'opportunità enorme di mettersi a studiare quell'ambito, che fra l'altro poi ovviamente viene un po' generalizzato come AI, ma dall'analisi dei dati alla costruzione degli algoritmi, alla parte di data engineering e data analyst, quindi in realtà c'è tanto spazio per fare tante cose. Sicuramente lo terrei presente, perché essendo una soluzione, viene chiamata GPT, mm-hmm. Poi oggi GPT ci fa pensare ad altro, no? General Purpose Technology, quindi che consente di lavorare sui veicoli a guida autonoma, abbiamo parlato dei droni, oppure su la sanità, oppure sull'ambiente, quindi 50 posti diversi, darà opportunità a tanti ragazzi di affrontare delle belle sfide. Dove farlo? Ci sono tante università molto di grande valore anche in Italia, ecco, quindi no, non è necessario che tu debba applicare a Malta, però sì, a Malta ci sono per esempio università online anche molto di grande valore, quindi sicuramente sì, cercherei magari con un pochino di curiosità. Ma lo farei, ecco, credo che sia, se avessi, diciamo, un amico davanti che mi chiede qualcosa per suo figlio, gli direi, ma sì, spero no, perché è anche divertente. Ah no, certo, poi chiaramente il mondo è così in rapida evoluzione da non poterci permettere di aspettare le terze, le quarte occasioni. Andrea, visto che chiaramente AI Act è una delle
dei temi che stiamo affrontando anche nelle esecuzioni, nelle attività operative. Vedremo ora, o lo stiamo già vedendo, magari qualche effetto. Dacci una tua visione su questo passaggio dell'Unione Europea, che io ho vissuto personalmente come se fosse stata la notte dei mondiali. Cioè, seguivo Brenton di notte nelle sue intemerate e degli aggiornamenti su X. Non so, il mio entusiasmo probabilmente era immotivato, però dammi tu una tua visione. Beh, allora, ci sono ovviamente, un po' come tutte le cose, no? Poi questa è un po' la mia opinione, io in realtà ho avuto modo di parlare molto, fra l'altro i due rapporteur, i due, diciamo, delle due anime del Parlamento Europeo che hanno scritto, che hanno facilitato la scrittura dell'atto, uno dei due è italiano, quindi è un ragazzo giovane, brillante, quindi che ha portato avanti questa battaglia con grande determinazione. Allora, l'EIACT era un bel documento, ben scritto, che andava molto bene prima dell'AI generativa. Chiaramente l'AI generativa ha un po' creato complicazioni, va ancora bene perché poi di fatto spinge a un'attenzione tutti coloro che fanno AI, e gli mette ovviamente dei rischi concreti davanti. Quindi è una buona cosa. Di nuovo l'Europa si mette a fare, diciamo, sulla prima linea verso la regulation. Quello che mi sarebbe piaciuto che l'Europa facesse è ribadire con grossa forza, nel momento in cui ha, diciamo, è arrivata finalmente ad avere questo accordo con il Consiglio, anche una grossa linea di investimento e di spinta sull'AI, perché questo avrebbe dato un messaggio: ci crediamo tanto, come poi è stato raccolto nel 2021, insomma, in quel paper che l'Europa ha fatto, dove ha detto la nostra strategia di trustability e excellence. Oggi passa un po' più il tema della regulation, no? Quindi rischi che passi un pochino più il tema del però meno, ecco, cioè, esatto, no, voglio dire, facciamo un po' attenzione. E invece bisognava spingere, facendo vedere le eccellenze europee, facendo vedere gli investimenti, facendo vedere... Quindi bene ambiti, ma non benissimo. È un primo passo, perlomeno l'abbiamo fatto. Cioè, per me è quello, io forse sono un po' più basic, dico un primo passo l'abbiamo fatto, so che non è al passo coi tempi, ma siamo sempre europei, quelli che partono con i vascelli, siamo sempre lì. Andrea, invece, per quanto riguarda il futuro del nostro continente, siamo partiti dall'Africa, siamo partiti da un racconto fatto di tu, viaggiatore, che ci stai portando delle testimonianze operative, concrete, funzionali dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il futuro, cioè noi, citato prima il caso francese, ce la facciamo a non perdere anche questo treno, dopo aver perso il treno di internet, aver perso il treno dei social network, il treno dei social media? Come europei ce la facciamo a essere propositivi ed agganciarci, oppure ci saranno sempre il due polio Asia-Stati Uniti a guidare queste tecnologie? È una bella domanda. Che ovviamente presume in maniera saggia qualche rischio. Tra l'altro hai fatto emergere l'altro polo, il polo cinese. Spesso si fa notare come gli investimenti della Cina in AI di un singolo anno siano pari normalmente alla somma del programma Horizon europeo per 5 anni, no? Quindi Cina, che ovviamente non ha il limite, mettiamola così, della regulation, con tutto quello anche di non positivo che fa emergere, sta investendo tantissimo. Gli Stati Uniti lo vediamo un po', l'abbiamo visto un po' con OpenAI, ma io dire, ci sono tanti altri investimenti. Secondo me l'Europa dovrebbe continuare a fare sistema, continuare a fare investimento e magari scegliere anche qualche caposaldo, qualche cosa dove si mette un pochino più avanti degli altri. Credo ad esempio, poi noi oggi per esempio vediamo tante AI, abbiamo visto Mistral X, ma vediamo tante AI sul generativo. La cosa che spesso, quando ho occasione di parlare con membri della commissione o in questi contesti, faccio emergere io, è che le auto a guida autonoma cambieranno il mondo molto di più rispetto a quanto lo stia cambiando l'AI generativa, no? Quindi tu immagina un futuro dove
non ci sarà proprietà dei veicoli, non ci sarà, tu non avrai una macchina, nessuno avrà una macchina, perché quando avrai necessità di un veicolo che ti trasporta da un punto a un altro punto, semplicemente fare la richiesta e arriverà un veicolo che ti trasporterà, no? Quindi questo cambia i parcheggi, cambia gli approvvigionamenti, i fornimenti. Quindi tu immagini una cosa di questo genere, per esempio, in un contesto come quello europeo, no? Quindi sarà il primo stato, la prima nazione che regolerà, no? Poi c'è tanto parlare di veicoli elettrici, ma è chiaro che quelli che vengono chiamati AEV, cioè Autonomous Electric Vehicles, sono molto più efficienti rispetto a un veicolo elettrico guidato da una persona, no? Perché il problema della ricarica, se tu sei un essere umano ti devi fermare nel momento, certo, in cui è il veicolo, a meno che non la ricarichi di notte, insomma. Un oggetto che invece va da solo, addirittura potresti avere delle sorte di trading post, un po' come nel passato, no? Quindi tu arrivi e poi ti scarica, sali su un altro veicolo perché lui intanto si ricarica. Quindi un esempio che abbiamo discusso, ne abbiamo parlato molto, così come i droni naturalmente per poter fare consegne o per poter fare sorveglianza, supervisione. Quindi bisognerebbe che l'Europa investisse in maniera importante in un qualcosa che oggi magari non è super presidiato e cominciasse effettivamente a diventare leader anche in quello. O la sanità magari, ecco, no? La sanità è un altro campo straordinario. Su cui oggi noi tendiamo a curare le persone quando stanno male, tutta la parte di AI naturalmente, al di là di dare magari la terapia mirata più personalizzata all'individuo, ti può aiutare a prevenire, quindi a sapere che tu stai sviluppando una determinata condizione molto prima che questo accada, e quindi consentire di magari di trattarti dandoti un qualcosa, ma tu effettivamente non hai malattie. Quindi ci sono sicuramente spazi, vediamo quanto siamo capaci politicamente di far sistema, quanto i ragazzi europei credono nelle università europee, per spesso ottime, vediamo. Avanti tutti e avanti tutta Europa. Senti Andrea, io spero di risentirti non fra un anno ma tra qualche mese. Anche tu vuoi suggerirci qualche nuova intemerata, qualche nuovo viaggio che stai facendo, e quindi spero di sentirti prima. Ma se ci dovessimo sentire a fine dicembre 24, qual è la cosa che credi di poterci raccontare, così con la sfera di cristallo dell'AI? Altra bella domanda. Io personalmente sono molto, per tante ragioni, voglio dire, molto personali, sto cercando di trovare delle soluzioni, degli impatti, e utilizzare l'AI per combattere il cancro, quindi per cercare di anticipare. Abbiamo un progetto molto bello finanziato dall'Unione Europea, quindi adesso restituiamo all'Unione Europea, insomma, quello che merita, dicendo che poi è andata a finanziare questo grosso progetto sulla ricerca sul cancro gastrico. Il cancro gastrico è un problema che sappiamo che parte da una situazione molto precisa, quindi la presenza di Helicobacter pylori, eccetera, e stiamo lavorando con un gruppo di ricercatori molto in gamba da tutta Europa e anche fuori Europa, perché abbiamo persone anche da UK che ormai è fuori Europa, esattamente, e quindi spero a dicembre 2025 magari di raccontarti che effettivamente abbiamo trovato un predittore forte nella saliva, come sembra che stia emergendo insomma in questo momento, o addirittura dei predittori forti nel fiato, no? E quindi poter fare dei test che ti permettono di capire immediatamente a questo punto. Esatto, se sei un potenziale paziente a rischio, e quindi fare un trattamento di eradicazione del Helicobacter pylori che non lo faccia proprio neanche comparire il cancro, no? Quella sarebbe forse una bella cosa da raccontare. Allora, spero che ci porterai questo fantastico regalo di Natale al prossimo, fra due Natali, però già il fatto che persone come te ci stiano lavorando ci dà sicuramente una grossa fiducia. Grazie mille per il tuo tempo, Andrea, ci risentiamo prestissimo e buone feste. Grazie mille a te, buone feste, ciao. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, ogni giorno qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale, per vedere come in questa puntata, con il nostro pensiero critico, le nostre dimensioni alternative, quello che è il mondo dell'innovazione. Puntata 1584 che va in archivio, noi ci siamo anche domani per il super epilogone e anche per una sorpresa super lunedì. Non vi posso spoilerare nulla, ma intanto buone feste!